conferma la sua vocazione come luogo d'incontro aperto alla città, nel quale trovano spazio le arti e il sociale a fianco al business, la sede di Sintesi a Perugia, che ha infatti ospitato nella stessa giornata due appuntamenti, a cominciare dalla presentazione della ricostituita Associazione Donatori di Midollo Osseo Umbria, per poi lasciare spazio a un incontro informativo sul welfare aziendale. Oggi proprio incarniamo lo spirito per cui nasce questa struttura polivalente, dove è un connubio fra business, affari, lavoro e sociale. Ecco, oggi abbiamo proprio completato e chiuso un cerchio, perché questa mattina abbiamo avuto una conferenza stampa partecipata, bella, lunga, ricca di spunti, dove è stata presentata la neo ricostituita ADMO, poi vissuto una giornata meravigliosa con i nostri clienti, raccontandogli quello che è il mondo del welfare. Il welfare dunque, che fa il suo ingresso nelle realtà aziendali italiane nel 2016, sempre più può rappresentare un valore aggiunto e nel quale il gruppo Unipol vanta una significativa esperienza. Oggi rappresenta per noi un fattore, diciamo, di successo, un fattore competitivo per le aziende a cui ci rivolgiamo da un punto di vista sia della parte del comparto assicurativo, con la forza del gruppo, soprattutto nel comparto salute, con l'Unisalute, che è la nostra, diciamo, compagnia nella compagnia che si occupa solo e soltanto del comparto salute, e anche tutta la parte, diciamo, del ramo vita, con delle coperture per casi di premorienza o di non autosufficienza, e tutta la parte anche della gestione dei flexible benefit o delle tasche dei fringe per attraverso WillBe, la nostra piattaforma. Solo alcuni contratti collettivi di lavoro hanno introdotto obbligatoriamente il welfare, in tutti gli altri casi è opzionale, ma rimane certamente uno strumento importante per promuovere il benessere dei dipendenti. Quello che noi facciamo è cercare l'autoassunzione di responsabilità da parte delle aziende, quindi in questo caso non c'è obbligo, ma volontà di voler creare un ambiente migliore in seno alla propria attività per poter fidelizzare e rendere un ambiente di lavoro più accattivante, più in linea con quelle che sono le aspettative dei lavoratori. Unisalute, che è la maggior compagnia italiana per quanto riguarda la malattia, e indubbiamente è la numero uno, perché ci sono addirittura in Italia 53 fondi e Unisalute, fondi malattia, Unisalute ne rappresenta 51. Dunque possiamo dire che è sicuramente la leader nel mercato.